Speriamo che ci faccia fare buone cose. Ti hanno preparato qualche scritta da qualche parte? Non lo so, per il percorso. Sicuramente me lo faranno a sorpresa. Papà dov'è? E mio padre sta già lavorando, abbiamo messo già in assistenza. E allora in bocca al lupo anche a Mario e a Domenico che con il numero 31 prendono il via alle 17.57, ancora tra 12 secondi. Mario Refice in classe N2 come pilota di classe parte con i favori del pronostico, se non fosse per la presenza del pilota che sta per salire ora sulla... Mm-hmm.
centrale. Partivi quasi con il cuore del pronostico. Non è vero, abbiamo una classe combattutissima, infatti si è visto che fino all'ultimo abbiamo dovuto lottare per stare avanti. Pensavi di arrivare nono? No, l'assoluto non lo vediamo, soprattutto perché vediamo un parco macchine di questo livello e le macchine nostre sono le più piccoline, però... Complimenti a Mario! Vado a Domenico. Domenico, se la cava? Se ne va bene, anche se oggi è stato complicato per il caldo, per la classe, per fattura, però diciamo che se ne va bene. Non è solo qui che lo sto dimostrando, quindi non è un'occasione. Non è un pilota di casa, è un pilota che anche quando va fuori va forte uguale. Esattamente, quindi un bravo e un grazie. Complimenti! Ah, ora dice Cestrone. Siamo alla vettura con il numero 32, Taglietti Marini, secondo di classe, però alle spalle di Orefice. Sopra Mario, e quelli che sono ai secondi sono messi là, scusa, a maggior ragione. Non mi richiamare. Dai Maria, il sindaco Izzo, la coppa a Orefice e Cestrone. Applauso.